Mentre il professore in pensione oggi delude, il comportamento della De Filippi con la dama torinese sconvolge il web. Franco Fioravanti a Uomini e Donne fa sicutere, mentre Gemma Galgani torna al centro della scena. Il ritorno della dama torinese tra le dinamiche del programma dura davvero pochi minuti. La stessa Maria De Filippi tenta di stroncarla. Andando per ordine, la padrona di casa fa sedere al centro studio Biagio Di Maro e Giacomo. Quest'ultimo ha appena chiuso la conoscenza con Gemma, con una spiegazione che non ha convinto proprio nessuno. Interviene in difesa della famosa dama Veronica Rimondi. La giovane tronista consiglia alla Galgani di non andare più dietro a uomini che poi non si comportano come tali, facendo anche l'esempio di Franco. Veronica si riferisce all'episodio in cui il professore in pensione aveva dato un bel due di picche a Gemma. Per chi non ricordasse l'accaduto, il cavaliere aveva chiuso la loro frequentazione, ma Gemma non si arrendeva, tanto che aveva preso un treno da Roma e aveva raggiunto la stazione di Tagliacozzo. Qui era rimasta sola, in quanto Franco non si era degnato neppure di raggiungerla. Pertanto, con grande rammarico, la Galgani era rientrata a casa, senza neanche ricevere una chiamata o un messaggio. Questo atteggiamento di Franco era già stato ampiamente criticato nello studio di UED e oggi lo riprende Veronica. Di fronte alle parole della tronista, il professore si scalda e dà il peggio di sé. Un momento poco carino, in cui non trattiene offese e risposte presuntuose. Maria De Filippi cerca di farlo ragionare. Non è questione di essere uomo, ma di umanità. Almeno un messaggio per sapere se è viva. Io riterrei il comportamento di Gemma anomalo e questo mi darebbe la spinta umana per andare alla stazione e dirle, forse non ci siamo capiti. Che Gemma è Gemma siamo d'accordo, ma chi va sul divano con Gemma sei tu. Poi ognuno rispetta il comportamento degli altri.